All'Arci, grazie Celeste, che è una compagna di strada collaudata e storica, e grazie per aver avuto quest'idea, quella di dialogare con una giovane donna che ha un anno in meno del mio figlio più piccolo, quindi è una figlia, perché la trasmissione e la genealogia nel femminismo è una cosa seria, è una cosa molto importante, che facciamo poco e che è difficile, per questo che insomma è piena di insidia, perché si fa più presto a magari a scrivere libri o blog o fare qualche resoconto su Facebook, ma poi conta invece, chissà, magari non succede, ma insomma conta creare situazioni in cui anche il conflitto tra le donne e tra le visioni entra in scena, perché il conflitto è il cuore del cambiamento. E allora, per risponderti, per me essere stata una delle portavoce all'interno del Genova Social Forum, erano 20 persone, donne due, una la vedrete e la conoscerete domani, ce n'era qualche volta una terza che era Anna Pizzo, una collega di carta, ma sostanzialmente 18 uomini e due donne, di cui una strutturalmente femminista, perché di fatto Raffaella Bolini non si è mai definita così e non c'è niente di male, ma il tema per me e il motivo per cui io ero lì era porre il conflitto. Quale? Porre il conflitto tra i sessi, porre il conflitto della differenza sessuale, perché la globalizzazione già all'epoca noi avevamo capito avrebbe cambiato tutto, dopo 20 anni anche molto meno, l'abbiamo capito, lo stiamo vivendo, ma in particolare avrebbe cambiato le nostre vite nella carne, avrebbe cambiato l'impatto di una organizzazione che si struttura non sulle relazioni ma sul mercato, e quindi avrebbe cambiato a partire dai nostri corpi tanto della nostra vita. Certo, avere 40 anni all'epoca o averne 30, 20, 60, fa la differenza. Ed è stato interessante avere 40 anni, perché io ero nel mezzo tra le grandi vecchie come Lidia, ma anche le donne di 60 anni come io adesso, e le giovanissime. E quindi io all'epoca ho vissuto un doppio, terzo livello: la relazione con i maschi nel Genova Social Forum, la relazione con le giovani donne che stavano principalmente fuori dal movimento femminista, ma che ne erano molto incuriosite, la maggior parte, non tutte, una grande parte di giovani donne all'epoca stava con le tute bianche, quindi con l'esercito di Casarini, non tutte ma una buona parte, ed erano quelle che ci guardavano con un misto di curiosità, con un'ovvia anche voglia, come dire, di confliggere, e le grandi madri, sostanzialmente di due tipi: dialoganti, ironiche, non materne ma maieute, come Lidia, e invece le dure pure, all'interno della Marcia Mondiale delle Donne ce n'erano alcune, che mostravano il volto un po' inflessibile, si può dire professorale, no? Della relazione, portando un materno molto impositivo. È stato davvero interessante, fino a quando non ha cominciato a scorrere il sangue, c'è stato un morto per terra. Non doveva ovviamente andare così, ma la storia è quella. Ma io ho sentito il bisogno di scrivere questo libro perché uno degli l'evento che ha aperto il secolo, no? Il G8 è stato l'evento più mediatizzato con il quale si è aperto questo secolo, e non è un caso che due mesi dopo ci siano state le torri, ed è praticamente finita anche la possibilità di elaborare quel lutto, ed è iniziata in quella maniera violentissima un'altra fase che ci ha portato fin qui. Io non so, Jung parlava di coincidenze significative. È curioso che 20 anni dopo facciamo, come dire,
un tentativo di, non di rievocare, ma di farci la domanda del che cosa ci portiamo di quei contenuti oscurati, parlerò un po' anche di questo, all'epoca e adesso, molto prima di 2 mesi, l'Afghanistan con questa situazione che penso poi insomma approfondiremo, perché è tragico, è veramente tragico, è come guardare una serie TV distopica, ma non la è una serie TV. Dico, e poi ti ripasso la parola per le tue domande, solo una cosa rispetto all'origine.